Che ne dite se oggi torniamo ancora a vedere un altro titolo per Mega CD? Certo, è una conversione, ma quando si tratta del Wolf Team, che adorava il Mega CD e riusciva a creare delle conversioni a volte che hanno del miracoloso, riuscì a prendere un cabinato uscito negli anni 80 e qua su Mega CD possiamo dire che si avvicina quasi all'originale, Time Gal. Creative Staff Wolf Team. La storia, volete sapere qual è? Secondo quanto ci raccontò l'introduzione, è incentrata su Reika Kirishima, che viaggia in diverse epoche storiche per fermare il criminale Luda. Grazie di nome. Ma possiamo dire semplicemente che è una storia semplicemente accennata. Vediamo ovviamente la grafica. Allora, tutto il gioco è disegnato come un anime giapponese. Nel senso, vedete tutte le ambientazioni e i personaggi disegnati proprio in 2D, e tra l'altro qua c'è anche la mano della Toei Animation, quindi niente male per essere un anime giapponese. Certo, ho visto che è stato leggermente downgradato rispetto all'arcade originale, però almeno noto che i filmati scorrono in modo abbastanza fluido, nonostante i limiti cromatici e di velocità del Mega CD. Tutto sommato a me non mi è dispiaciuto. Per l'audio abbiamo gli effetti sonori identici a quelli del cabinato originale, che sono discretamente buoni. Musiche, tutte quelle tratte dall'arcade originale, riadattate e portate in modo abbastanza buono qua sul videogioco su Mega CD. E anche il doppiaggio in lingua giapponese è fatto discretamente bene. Ed ecco la giocabilità. Time Gal cos'è? Un gioco d'azione e d'avventura. E se state pensando che sia un gioco un po' diverso dal solito, beh, essendo un cartone animato interattivo, beh, non è proprio come vi potete aspettare da un qualunque gioco. Anzi, è come giocare a Dragon Slayer o Space Ace, che voi con un pulsante dovete premere l'azione diretta del gioco e decidere dove andare. Insomma, col giusto tempismo, fa proseguire il filmato, che se siete molto bravi lo potete finire in 21 minuti, ma vi avverto, col giusto tempismo non è semplice. E il nostro personaggio deve ovviamente abbattere gli avversari, evitare gli ostacoli, la solita cosa. Certo, gameplay ridotto al minimo, però all'epoca giochi di questo genere andavano praticamente per la maggiore. Se volete provarlo, oltre a esserci la versione per Mega CD, che era una delle migliori versioni prima dell'arrivo della versione riadattata su PlayStation e Sega Saturn, che è uscita ovviamente solo in Giappone, la versione Mega CD è l'unica e è arrivata in Europa. C'è anche la versione arcade ed MSX, e anche queste sono rimaste confinate al solo mercato nipponico. Insomma, recuperatelo questo Time Gal, che vale sicuramente la pena provarlo, se adorate i cartoni animati interattivi. Ciao!